Vanessa Incontrada, entri a far parte della grande famiglia UNICEF, che cos'è che ti ha fatto dire sì? Guarda, l'ho detto in conferenza stampa, c'è una parola che io ho usato mentre ascoltavo in conferenza tutto quello che si diceva e tutto quello che vedevo, che era la speranza. Io sono una persona che non molto positiva, cioè nei miei momenti anche bui, non è che sono qua tutto il sole che uno pensa, però credo sempre non perdere mai la forza, no? Credere sempre in qualcosa. Io credo che l'essere umano ha bisogno di credere sempre in qualcosa, che ce la possiamo fare, che possiamo cambiare le cose che non ci piacciono. Poi forse non ci riusciamo, però già il provarci ti fa essere vivo, no? Ti senti utile, non so spiegartelo, utile. Uno, due, è uno degli enti, se non l'ente per me che rappresenta tante cose. Quindi quando UNICEF mi ha chiesto di affiancarmi in questo progetto, in questo evento, ma affiancarmi anche, no, in tutto il loro mondo, per me è stato un onore, perché sai che tu ti affianchi a un ente pulito, rispettoso, che fanno delle cose perché ci credono, soprattutto non perché le devono fare. Se tu conosci la famiglia di UNICEF, tu vedi in tutti i loro volti ci credono, hanno questo che poi tu dentro ti dici, ma chi te lo fa fare, no? E invece te lo fa fare la speranza, te la fa fare perché credi, perché c'hanno questo molto forte, capito? E quella è la forza di UNICEF. Che cosa vedremo sabato sera? È una serata molto particolare, si parla di prodigi, ci sono dei bambini, tu sei mamma, sei conduttrice. Ma guarda, si vivrà una serata, un evento, non è un programma. Io sottolineo questa cosa perché tante persone parlano di programma, no, è una serata unica, inizia e finisce. È un evento dove faremo vedere che cosa fa UNICEF nel mondo, prima di tutto, e in che modo lo fa. Faremo vedere attraverso la musica, che è uno dei modi che UNICEF si avvicina più al modo di aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, e quindi attraverso la musica abbiamo deciso di fare fare questa gara, questo gioco. Io non lo chiamo gara, non mi piace, poi i bambini non si devono gareggiare, non so, a me la competizione tra i bambini non mi piace, però abbiamo creato questa cosa anche per loro stessi, no? per far mostrare quello che sono capaci di fare, e due, ci sarà all'interno di questo evento questo abbiamo suddiviso 12 bambini in tre gruppi, quindi si mostreranno per quello che sono capaci di fare. Ci sarà un vincitore, ma ti ripeto, è molto fine a se stesso. In realtà l'evento è tutt'altra cosa, far vedere che cosa siamo capaci, che cosa hanno bisogno i bambini e soprattutto che cosa è che fa UNICEF nel mondo e chi siamo. Siamo quattro di ambasciatori amici, ci sono tanti altri amici che appoggiano UNICEF, però abbiamo cercato di rappresentarlo soprattutto in tanti come si dice, in visioni diverse, perché da Lino Banfi, che ha il suo pubblico, che ha il suo modo di essere, ha il suo bagaglio addosso, passiamo anche a un Fedez che comunque ha un altro mondo, il modo di fare, il modo di essere. Noemi è un altro mondo ancora, Elisa è un altro, cioè ognuno di noi ha portato il suo mondo, quindi per far sì che ci sia un po' di mondo, no? Che non ci siano differenze né di età, né di colore, né di pensiero, no? E quando bisogna lottare non esiste da dove vieni, che cosa pensi, come vivi, e non esiste classe sociale, non esiste niente, no? È la base, perché da lì poi crescono i valori, no? Io a mio figlio, io penso a quello che è la mia vita, poi ognuno, però io a mio figlio cerco di dargli poi avrà il tempo, cioè ogni cosa ha il suo tempo, soprattutto nei bambini, non bisogna neanche forzarli o far vedere quanto buonismo, perché nemmeno una cosa è come il comunismo e il nazismo, tutte e due le cose sono sbagliate. Però gliele faccio a volte notare determinate cose, non gli faccio notare determinate cose, perché quando fai notare le cose allora lì che c'è discriminazione, quindi io non gliele dico nemmeno tante cose. Le domande tanto vengono spontanee ai bambini, perché la cosa più bella di un bambino, e siamo stati anche noi bambini, ce lo dimentichiamo, ma è la purezza, non hanno malignità. Quindi tu sei sempre per rispondere, Vanessa, oppure ogni io tanto? No, però no, sempre no. Ecco, l'esperienza mi ha dato il sapervi rispondere, forse 5 anni fa sarei stata un po' diversa, però l'esperienza, quello se lo acquisisci con la vecchiaia e con l'esperienza, no, io invecchio anch'io, non ti preoccupare, tutti mi dicono no, e guarda, invecchio anch'io, quindi, però quello sicuramente l'esperienza ti fa. Allora, non dirlo al mio capo, iniziano le riprese il prossimo anno.
Iniziamo il prossimo anno, quindi credo che andrà in onda nel 2018. Ah, addirittura. No, forse anche, guarda, non voglio che qua la RAI ognuno decide, io non le so queste cose, ognuno prossimamente. Prossimamente, bravo. Però iniziamo le riprese il prossimo anno.